Ci abbiamo creduto, però poi alla fine del terzo set siamo un po' calati. Sì, purtroppo facciamo dei momenti dove abbiamo un gioco spumeggiante e altri dove gli errori ci tagliano le gambe. È difficile, diventa difficile giocare così, però ci lavoreremo e... Beh, sapevamo comunque che non era una partita facile, una bella squadra anche dall'altra parte della rete, la partita è stata bella, peccato solo per il risultato finale, ma per il resto possiamo anche vedere lati positivi. Certo, penso sia stata una bella partita dal punto di vista agonistico, degli scambi. Adesso avremo un paio di partite difficili perché andiamo ad incontrare la seconda e la prima in classifica. Esatto. La seconda in trasferta a casa loro e la prima poi fra 15 giorni sempre di domenica qui al Palazzetto di Vicenza. Esatto, abbiamo una partita più difficile dell'altra e speriamo di portarci a casa quello che di buono comunque c'è stato in questa partita e di tornare cariche per il prossimo weekend. Siamo partiti un po' timide, poi però un secondo e un terzo set non abbiamo sbagliato praticamente nulla. E poi cos'è successo? Sono state brave loro o siamo stati noi un po' sottotono poi negli ultimi due set? Tu hai detto, hai usato la parola giusta, non abbiamo sbagliato niente negli altri due set, invece abbiamo fatto tanti errori. Complice il fatto che loro hanno un buonissimo muro. Lo sappiamo perché sono tutte giocatrici fisicamente molto alte e con un buonissimo muro, però abbiamo sbagliato troppo in attacco proprio per cercare di evitare il muro e quindi lavorare sulla parte alta del muro oppure proprio uscirne. E questi errori magari ci stanno anche, però non ci stanno gli errori in battuta. Perché troppi rispetto agli avversari. Troppi perché abbiamo sbagliato 18 battute, quindi 18 battute diciamo che ci hanno segato abbastanza le gambe e quindi è un peccato proprio per questo, perché limitando gli errori in battuta, che è vero che abbiamo fatto tanti ace perché abbiamo fatto 9-10 ace, quindi ci sta anche la battuta forzata, però purtroppo l'errore è venuto proprio nel momento invece che poteva fare la differenza, una palla magari non troppo forzata sulla loro pack in ricezione. Abbiamo regalato la possibilità di chiudere anche il quinto set perché poi avevamo recuperato, le fatalità, due errori anche nel momento dopo aver recuperato, e quindi bisogna ricominciare a ritornare in palestra, lavorare attentamente, perché comunque squadre con muri alti ce ne sono molte e quindi noi dobbiamo continuare nel nostro percorso che abbiamo fatto anche durante la settimana lavorando lì, però soprattutto dobbiamo stare molto attenti anche alla battuta.